Benvenuti in questo nuovo episodio di Super Mario Galaxy. Nello scorso episodio abbiamo battuto The Bunny, soprannominato da me, comparsa la cometa burlona in quella galassia, e la andiamo a fare subito. Questa qui era la... erano quelle rosa, quella lì. Sì, cometa pericolo. È un punto vita. Mi stavo un po' a confondere perché è un po' che non gioco. Cioè, un po' che non parlo dei vari tipi di cometa. Quindi dobbiamo affrontare solo quello. Non c'è tutto il percorso, quindi meno male. Dai, non deve essere tanto difficile. Guarda, mo ci muoio un sacco di volte. Non cambia tanto. Se magari cambiava qualcosa. Oddio, dov'è? Dov'è? Ah, eccolo, qui sotto. No, è meglio colpirlo quando è vicino. Cavolo. Vicino. Così almeno riusciamo a colpirlo subito, senza che, come succede prima, non riusciamo a raggiungerlo. Si è messo in fatto poing poing. O pion pion, come vuoi. Pionstelle! Galassia completata, adesso andiamo alla galassia delle 26 stelle. Che deve essere. No, oddio, la galassia vulcano ghiacciato. Andiamo. Odio il ghiaccio! Io odio i livelli di ghiaccio in ogni gioco. Luigi's Mansion, Super Mario Bros. Proprio li odio. Allora facciamo una gara, prova a prendermi. Ma noi dobbiamo sempre acchiappare animali per le stelle. Vieni qui, preso. Ben fatto. Con l'abilità di pattinaggio che ti trovi potresti avere una delle chance. Per cosa? Ci sono un tipo di campionati? Boh. Comunque. Adesso andiamo sul pianeta dove si basa tutta la stella, ecco. Oddio. Qui le monete viola, che vedremo più avanti. Mi sembra dopo il boss finale. Ah no, c'è proprio una stella che le sblocca. Dove scopriremo anche il segreto di quello sfavillotto rosso che non ci vuole dire. Ghiaccio, l'avete già capito. Mario Ghiaccio. Ma è un Mario Ghiaccio abbastanza strano. Quella lì è una stella segreta che faremo alla prossima stella, ecco. Sarà la prossima stella di oggi. Mario Ghiaccio. Però è tutto di ghiaccio, non è che ha gli abiti. No, no, proprio tutto. Oddio, qua per fare parkour. Fuck! No, aspetta. In realtà non mi ricordo. Penso che è qui la stella segreta, ecco, mi sa che è qui. Ma comunque la faremo più avanti, adesso seguiremo il percorso. È là dove avevo maggiori problemi. I Muromp, non so come si chiamano sti cose brutti. In pratica quella lì, questa qui è la vera acqua di ghiaccio. Quella lì che avevo detto che era acqua di ghiaccio non è acqua di ghiaccio. Comunque, Re Ghiaccio. Senza barba e senza la mania di rapire principesse. Ed è dall'altra parte. No! Ed eccolo qui, power up, e adesso possiamo attaccarlo. Eccoci qua. Come si colpiva? Oddio, onda d'urto, lo sapevo. Avanti. Ah, così? Proprio non bisogna aspettare che fa il suo attacco? Proprio dobbiamo congelarlo? Vabbè, è semplicissimo sto boss. Come vedete laggiù c'è parte della stella segreta. Ecco qui che arrivano i posi di ghiaccio. E l'abbiamo già sconfitto. Adesso andiamo a fare appunto quella stella che comprende il power-up di fuoco. Stella ottenuta! Bene, un nostro vecchio rivale è tornato. Corsa fantasma, regno gelido. Percorso che non abbiamo ancora affrontato perché non ci hanno dato proprio del tempo. È una delle stelle future, però non ci hanno dato il tempo.
Coltan, che ci chiama qui. Chi è che chiede la nostra presenza? Mario Cosmico! E Mario, un Mario un po' strano, per favore, no. Vabbè, riproviamoci. No, ho sbagliato, vabbè. Un Mario Cosmico abbastanza strano, abbastanza facile, non strano. Sono rimasto traumatizzato dalla posa di Mario, dai. Cioè, un po', perché hanno fatto... Perché aveva la testa così? Dovevano guardarsi in faccia. Sarà perché è così semplice che non ne vale nemmeno la pena incrociare gli sguardi perché è così facile? Oddio. E poi sta zona dovrebbe essere... Ci dovrebbe anche essere le zone di lava, ecco, se mi ricordo bene. Comunque, stella ottenuta. E noi abbiamo dato proprio nemmeno la presa del culo alla fine come quello scorso. Adesso bisogna andare un po' di fretta, quindi non facciamo gli stessi errori dell'altra volta, andiamo con calma. Bisogna fare i salti tripli. Pure qua, un. Mario! Oh, ce l'ho fatta! Ed eccoci qua. Power up di fuoco! Fuoco e ghiaccio non vanno d'accordo, ma sono nello stesso mondo. Sei Mario Fuoco! Scuoti il Joy-Con e tirerai fuoco, 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 fuoco. Ce la faccio? Fuoco! Fuoco! Pipistrello di ghiaccio! Bisogna arrivare alla cima della montagna. Dove in cima ci aspetta una bellissima superstella. Saliamo sempre più in alto, adesso arrivano le palle di roccia. Allora, qua mi ricordo che ci cadevo un sacco di volte, veramente un sacco di volte. Saltiamo direttamente qua. Cavolo! What the fuck? È successa una cosa stranissima. Questa volta facciamo i bravi e aspettiamo che si aprano, che si apra la via per la stella. Oh no, altri pipistrelli. Morite. Ah, serve Mario Fuoco. E vabbè, non ne potevo congelare tutti e due. No. Sbrigati, sbrigati! Sali, sali, sali. E vabbè, sono io stupido però, attraverso perfino la montagna. Ma nemmeno mi salta però. Aspetta, 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 aspetta. E vaffanculo, se si mette pure la faccia a palla di roccia. Questa volta aspettiamo, non voglio cadere. E dai, di nuovo! Oh, grazie che me l'hai eliminato, però che cazzo. No, non ci credo, serviva Mario Fuoco. Stupido io che non lo prendo. Perfetto. Adesso fase finale, immagino. Vedendo che casino, cioè devo fare parkour. Oddio, mo? Ah, così. Così. Ed eccoci arrivati di fronte alla stella e alla chiusura dell'episodio. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Nel prossimo episodio andremo in quel pianeta lavico e ciao a tutti.